Gigli. E identifichiamoci con questi ragazzi 13 e 14 anni, 13 e 14 anni la categoria ragazzi. Siamo partiti con la fretta dei fatti di Piombino, 212 Onesti Francesco, campione italiano indoor, un'accelerazione dell'atleta di casa, si tratta di Federico Chirico, in prima posizione, Federico Chirico. Gara in linea, è molto importante avere la posizione, mantenersi coperti per poi avere anche per affrontare la volata finale di Paola. Lo stanno lasciando avanti, stanno lasciando al finale e poi di Paola Mares Casellati, i migliori del mondo, seconda, terza, quarta posizione, lasciano ancora Chirico a tirare, lo lasciano avanti, come si dice in gergo un po', a Mario Maria, lo lasciano lì, fanno tirare ancora, ora ci va Scassellati a ricucire leggermente lo strappo, ma stanno soltanto lasciandolo lì a qualche metro, gara tutta tirata ai meno 12, ai meno 12 per Chirico. Scassellati non lo va a prendere, non si aggancia. E ora è di Paola Scassellati, Mares, ora si allunga, vediamo, bravo Federico che ragazzi, Federico che prova di agganciarsi meno 10. Dopo questa lunga tirata di 8 giri, si rallenta ancora, Scassellati, fuori Onesti all'interno. Ancora di Paola, attacco di Paola, Scassellati, Mares. Forzing di Paola, Scassellati, Mares, Onesti e Federico ci prova con loro, tutto anche di Paola dall'impressione di avere più gamba di tutti, di Paola ha fatto alcuni attacchi. Siamo a 1000 metri e ora il mondo che va avanti, forse solo per riprendere fiato, non si era staccato al numero precedente, lo lasciano ancora avanti, ma adesso al prossimo attacco sarà finale, sarà volata finale, siamo meno 5, meno 5. Scassellati di Paola, Mares di